Di Luigi Di Maio, anzitutto, vicepresidente della Camera. Di Maio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Per voi è una giornata importante, in qualche modo di contrapposizione anche simbolica al discorso di Renzi, se non sbaglio, a Strasburgo. Di Maio. Ma diciamo che per l'Italia è una giornata drammatica, perché c'è un Presidente del Consiglio che va ad ammettere la sua sconfitta durante la presidenza del semestre europeo, dicendo qui si è cambiato nelle parole ma non ancora nei fatti. E io quello che mi sento di dire, lo dicevo stamattina con alcuni amici che insegnano a scuola, Renzi è arrivato al Parlamento europeo con il suo governo con l'intento di voler fare i Telemaco, ma poi alla fine si sono rivelati una banda di proci, i proci che occupavano abusivamente la casa di Ulisse, e Ulisse sono i cittadini italiani europei che adesso si andranno a riprendere la loro casa, cacceranno questi abusivi dalle istituzioni. Sia Renzi che il suo governo durante il semestre europeo hanno toccato in Italia il record di disoccupazione giovanile, hanno fatto chiudere un'impresa ogni ora e mezza in questo paese e vanno in Europa con la faccia tosta ad ammettere le loro sconfitte. Triton non è un risultato, noi continuiamo a mettere soldi in un progetto che dovrebbe essere centrale dell'Unione Europea, continuiamo a spendere soldi in un progetto. Noi apriremo poi che il discorso di Renzi oggi, ovviamente tutti stiamo rilevando il richiamo a Ulisse, peraltro quei versi meravigliosi di Dante cominciano con considerate la vostra semenza, che è un po' quello, no, che disse Renzi al discorso di inaugurazione, cioè Telemaco che va a cercare il padre, per cui un richiamo da dove veniamo sempre molto forte. Però Di Maio, all'inizio del suo discorso Renzi è partito piuttosto, diciamo, all'attacco, dicendo la nostra sfida non è qui, è a casa nostra che noi dobbiamo fare i nostri interessi in Italia. Questo a mio avviso è anche un richiamo a voi, cioè a tutti quelli che siedono in Parlamento e che le riforme le devono fare, non è che siete obbligati a votarle ovviamente, però è un richiamo ad andare avanti. Su questo vorrei sentirla, Luigi Di Maio. Ma guardi, allora a me interessa molto la sua analisi, perché lei ha fatto esclusivamente un'analisi sulle parole di Renzi. Beh, l'ha appena pronunciato, stiamo discutendo di questo, poi nelle prossime ore faremo anche altro. No, non la prenda come un attacco, anzi è molto utile per capire che noi ogni volta che Renzi fa un'apparizione pubblica ci troviamo a discutere a livello italiano, di media italiani, delle sue parole. Peccato che poi quando ci troviamo a discutere dei fatti c'è ben poco da analizzare. In questo momento il paese, l'Italia, se lo va a chiedere agli imprenditori, se lo va a chiedere ai 10 milioni di poveri e gli va a dire che il Parlamento nel ramo di Camera e di Senato è bloccato perché sta discutendo le riforme costituzionali che serviranno a portare consiglieri regionali nel Senato della Repubblica, le diranno che quella non è la priorità per cercare di risolvere i problemi di questo paese. E il semestre europeo per il Movimento 5 Stelle, giusto per dirle, è stata una grande occasione persa per cambiare per esempio i parametri per finanziare le imprese da parte delle banche, per istituire un reddito di cittadinanza europeo per tutti i paesi che non hanno ancora questo strumento. È stata una grande occasione persa. La rabbia di stamattina è che il Presidente del Consiglio ha anche la faccia tosta di andare a dire che nei fatti non è stato fatto nulla. Di Maio, ma che cosa succederà nelle prossime settimane? Domani Napolitano si dimette, che cosa farà il Movimento 5 Stelle ad esempio sul Presidente della Repubblica? Guardi, l'unica premura mia del Movimento 5 Stelle è non alimentare argomenti di distrazione di massa. Il Presidente della Repubblica, lo abbiamo detto, lo stiamo dicendo da un mese, deve essere una persona per noi che tagli col passato, che abbia il coraggio di dire la riforma non l'avrei firmata e non la farò mai più se ci dovesse essere l'occasione. Io non cambierò mai più e non firmerò mai più un decreto che trasferisce 7 miliardi e mezzo di euro alle Luigi banche. Di Maio, se Lapo Pistelli, giorni, sì, se nei prossimi finisca. Giorni si discuterà di temi e non di nomi da bruciare, potreste entrare di partecipare di dare il nostro contributo. Luigi Di Maio, Lapo Pistelli, grazie ad entrambi, noi stiamo dando